Che politica è quella che c'è un appuntamento elettorale? C'è una campagna dove tutte le forze si confrontano, dicono che cosa vogliono fare, assumono degli impegni, fanno delle promesse, esplicitano degli obiettivi. È successo a Roma con le ultime elezioni. E non dicono che vogliono fare un inceneritore. Che politica è questa? Cosa c'è Sbagliata. di più importante tra i progetti che sono stati presentati in campagna elettorale, Tutte importante, io dico, promesse. rilevante, più costoso, più impattante di quello di realizzare un mega inceneritore da 600.000 tonnellate a Roma? Come fai a fare la campagna elettorale e a non tirare fuori questo progetto? Che politica è quella che chiede i voti e il giorno dopo che li ha ottenuti tira fuori dal cilindro un progetto di questo tipo? Senza averlo sottoposto al vostro voto. Brava. Siamo stati tutti presi in giro. Perché se ci avessero detto il PD avesse detto, il Gualtieri avesse detto, e questo è il mio progetto, se avesse preso voti su questo progetto, per carità, discutibile, ma almeno avevano giocato a carte scoperte. Così è una presa in giro. Ci siamo ritrovati perché dopo un po' che studi con i vari esperti di confronti, capisci che questo è un progetto che non serve a questo territorio. Capisci che questo è un progetto obsoleto, superato, sono tecnologie superate. Capisci che lo vogliono chiamare, quando io ho detto questo è un inceneritore, hanno detto ma come ti permetti? È un termovalorizzatore di ultima generazione. Detto proprio una Sapete la persona differenza qual è? competente. Che è sempre un Non inceneritore, credo. soltanto che una parte dell'energia che produce si raccoglie una percentuale molto modesta, minima, che non serve a un tubo, ce lo diciamo. Però rimane inceneritore fondamentalmente perché incenerisce tutto ed è una logica sbagliata in sé. È il principio che è sbagliato. Oggi abbiamo bisogno di materie prime, di recuperarle. L'economia circolare, oggi iniziano a scarseggiare, questo pianeta, terre rare, materie prime, eccetera, iniziano a scarseggiare queste risorse. Quindi oggi devi recuperarle, riciclarle, rimetterle nel circuito produttivo. È il principio che è sbagliato, prendere incenerire 600.000 tonnellate, senza parlare poi dell'impatto che avrà in questa zona, senza parlare dei fumi, delle scorie, perché è stato detto anche questo. E l'abbiamo detto, ci sarà comunque una serve comunque una discarica di appoggio. Non ci prendessero in giro.